Andiamo a vedere la situazione sul Campo Imperatore, la funivia ha riaperto già da una settimana. Ragazzi, come vanno le cose? Vanno molto a rilento. La gente viene poco, ragazzi. Poche persone Poche sono persone, salite, sì, sì. più che altro per curiosità. No, no, Quindi addetti ai lavori, escursionisti che ecco. vengono spesso qui in montagna, questi vengono. Cosa troviamo su quando arriviamo? L'ostello, lo zio aperto. Lo zio aperto, Sì. ecco, ci dicevano di organizzazione anche delle piazzole per gli ambulanti, per chi vuole vendere, per Ma chi credo fa. che qualcuno già si è posizionato sopra, penso che qualcosa apriranno questi giorni qua. Però per il momento, insomma, i numeri che vi aspettavate. Presto, È presto. presto È ancora, ancora ancora presto, presto. Sì. aspettiamo luglio, Penso i giugno. primi di luglio qualcosa si muove. Oh, bella famiglia escursionistica, i bambini. Grazie, prego. Andate su per la prima volta su a Campo Imperatore? No, andate a fare un giretto a vedere. I cervi. Proviamo a andare su al rifugio, vediamo com'è il tempo. Ah, che vi ha mosso a fare questa, insomma, Ma noi questa. ci veniamo sempre su, Mi quindi oggi scoccia abbiamo stare detto. dentro casa. Ecco, vi siete anche rotti le scatole a stare dentro, o no? Ci siamo stancate, E sì. quindi era anche giusto. Andiamo a prendere un po' d'aria. Allora, ragazzi, come sta andando? Abbiamo riaperto ieri come primo giorno dopo il lockdown. Ieri è stata una bella giornata, quindi la gente ha dimostrato di voler spazi aperti, aria pulita, aria fresca. E ieri infatti c'era tanta gente. Oggi il tempo è un po' più incerto, però nonostante questo Quindi sembra che il turismo si muova. contate dello spazio fuori quello che può fare la differenza. Lo spazio fuori è necessario perché l'affluenza a Campo Imperatore è sempre molto elevata e se nel bar posso far entrare solo 3 persone alla volta, no, è una questione di servizio, non è solo di business, capito? Se dobbiamo servire tutti abbiamo bisogno di più punti vendita. Cambiare la montagna così o la voglio lo stesso, anche con le restrizioni? Sì, diciamo che oggi, a parte il fatto che ho sbagliato outfit, io sono contento. No, però sì, Va ci bene, ha fatto anche molto con le piacere, dopo 2 mesi fa molto limitazioni. piacere. Limitazioni, qua c'è la bici, Bici, vedo. bici, gran fatica ma bellissimo, Va bene lo spettacolare. Va stesso. bene lo stesso, ci voglio. Tu? Io? Stesso problema di outfit. Senza problema di outfit, ma la montagna con la restrizione va bene lo Ma sì, stesso. assolutamente, dopo tutti questi mesi, onestamente, tutto quello che è possibile fare lo facciamo, insomma. Anche quello che è necessario, ovviamente, per mantenere la sicurezza. Signore, come va questa montagna un po' diversa? Diversa veramente. Come la percepite? Non lo so, io diciamo che è la prima volta che risalgo in montagna, noi abitiamo di qua al versante castellano, quindi però veramente è un po' tutto inquietante. Come concepite la montagna in questa fase 2, voi motociclisti? Che ne pensate? Che si sta meglio qui che giù, in città. Per noi. Nonostante le restrizioni, va bene lo stesso? Vabbè, in moto diciamo sì. Sì. Siamo comunque il Anche voi distanziamento siete c'è. state liberati con le moto che Ah, chiaro, siete. sì, siamo stati liberati dalla settimana scorsa, fondamentalmente, finalmente, dopo mesi, anche se noi non è che eravamo diciamo, dei soggetti che potevano essere, diciamo, facilitare il contagio, no? In moto si va da soli, quindi non è assolutamente un problema. Come trovate E il campo finalmente imperatore? fresca. Ritornare all'aria aperta dopo 2 mesi, com'è? È piacevole, dai, Piacevole? non Sì, c'è sì. stato mai, Si può faccio una bella fare, si può camminata adesso, fare. si può fare, dai. È piacevole, quindi adesso la passeggiata facciamo sotto gli Abruzzi e ci vediamo una bella giornata, anche se Tornate un non attimo. molto bella dal punto di vista meteorologico, ma in compagnia. Grazie, buona giornata. In tutto questo c'è anche la parte fatiscente dell'hotel, vedete che rimane così praticamente da sempre, nonostante proclami e voglia di investimenti. Questa è un'ala dell'hotel. Questa è la parte dietro di questo spettacolo, insomma, che fa venire i brividi. Qua c'è la scuola sci e qua vedete il solito abbandono. C'è poco da commentare e da dire, lo vedete voi, eccolo qui. Questa è la parte, una parte dell'hotel, quello che dà sulle piste.